Una giornata volta all'orientamento per i ragazzi dell'Istituto Liceo Cavalieri di Verbania, oggi con un ospite speciale. Esatto, l'ospite speciale sarà Carlo Tacchini, campione olimpico, che incontrerà i nostri studenti all'interno delle attività di orientamento che noi abbiamo proposto e progettato per le classi. In questo caso in particolare noi da quest'anno abbiamo attivato una classe prima di liceo delle scienze umane ed sport, per cui i temi sportivi sono molto importanti e sono centrali nella progettazione di questo consiglio di classe. Carlo Tacchini, fresco di medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi, qual è l'importanza di trasmettere i valori dello sport ai ragazzi? Beh, sicuramente c'è una voglia, no? Anche di poter, appunto, come dici tu, trasmettere i nostri valori, la mia esperienza. Spero che possa essere utile, insomma, a qualche ragazzo che gli dia, insomma, con la voglia di continuare sia nello studio soprattutto che anche poi nell'attività sportiva. Soprattutto sul territorio. Assolutamente, io poi vengo da Pallanza, sono cresciuto canoisticamente a Suna, quindi gli sport d'acqua, insomma, sono i miei, quindi il territorio può regalare sicuramente tante soddisfazioni, l'ha dimostrato anche, insomma, Filippo Ganna e Elisa Longoborghini, che è un territorio dove sport e studio possono sicuramente andare a braccetto. Diciamo che sei un po' il nostro idolo in questo momento qua a Verbania. Beh, insomma, grazie, non mi aspettavo tutto questo affetto, fa piacere, insomma, anche venire poi nelle scuole, insomma, portare la medaglia, insomma, farla vedere anche ai ragazzi è sicuramente un motivo di soddisfazione. Un affetto, una stima che c'è proprio anche nei ragazzi così giovani, ti sei mai chiesto perché? Beh, forse perché, non lo so, non mi sento così vecchio e grande, magari sono vicino alla loro età, forse, non so, vado in barca con un ragazzo della loro età, quindi questo probabilmente mi ha avvicinato più a loro. Quando eri così giovane tu avevi un mito, una fonte di ispirazione? Beh, io ce l'avevo in casa, insomma, mi venivo allenato da Bebo Bonomi, che comunque le sue medaglie le ha vinte, quindi, insomma, essere quasi quotidianamente seguito da lui è sicuramente stato fondamentale nel mio percorso di crescita, no? Poi lui andava in barca con Antonio Rossi, che quindi più di qualche volta è riuscito a venire a Verbania, quindi come idoli canoistici loro.